È proprio il caso di dire che dopo 8 anni di lavori si vede la luce in fondo al tunnel della metropolitana al confine sud di Torino. Nella seconda settimana di aprile la linea 1 del metrò arriverà fino a Piazza Bengasi, l'ultima stazione al confine con Moncalieri. 20 anni dopo i primi scavi, alle 21 fermate esistenti da Collegno a Lingotto, se ne aggiungeranno altre 2 visitate in anteprima dalle autorità comunali e regionali e dai rappresentanti della stampa. Una in via Nizza, davanti al Palazzo della Regione, l'altra appunto in Piazza Bengasi, per un nuovo percorso sotterraneo di 1,8 km. La realizzazione delle nuove fermate è stata curata da Infratò, società partecipata dalla città di Torino, al lavoro dalla fine del 2012 per il completamento dell'opera. La giunta comunale torinese ha intanto approvato la convenzione fra la città metropolitana e la società Infratrasporti.to per l'erogazione delle risorse statali da destinare alla progettazione del prolungamento della linea 1 fino al centro di Rivoli. I costi complessivi della progettazione, poco meno di 1 milione, saranno cofinanziati dalla città metropolitana per 368.000 euro. Nel mese di aprile via Nizza sarà dunque liberata dagli ultimi cantieri, che dal 2012 invadono la strada, ma fino ad allora proseguiranno i lavori nelle ultime 2 stazioni. Prima della pandemia la metropolitana torinese serviva 150.000 passeggeri al giorno, mentre con il completamento e con il ritorno alla normalità se ne stimano 200.000. Legittima quindi la soddisfazione dell'amministratore delegato di Infratò Massimiliano Cudia e del sindaco di Moncalieri Paolo Montagna. Un lavoro complesso per riprendere un cantiere che era fermo. Un lavoro complesso, sì, per riprendere questo cantiere che era fermo dall'inizio del 2019, però rivedendo la società, parlando con i fornitori e subappaltatori, siamo riusciti a raddrizzare quello che all'inizio era, lasciatemi dire, un punto morto, e oggi finalmente stiamo facendo vedere quello che è l'opera di 1 anno e mezzo di attività che questa società e chi l'ha seguita l'ha messa in opera. Ci sono state particolari difficoltà tecniche oppure è andato tutto liscio? No, difficoltà ci sono state, abbiamo avuto difficoltà nel considerare la ripresa dei lavori, nel discutere con gli appaltatori, abbiamo avuto Covid che ha bloccato le attività, ma necessariamente abbiamo avuto qualche presenza del Covid. Devo dire che oggi abbiamo avuto, credo, e non la fortuna, ma la capacità di non avere nessun tipo di infortunio, questo ce ne va di un vanto, però se si è ben organizzati e si è ben strutturati le cose si possono superare. Quando questa tratta potrà accogliere gli utenti? Come abbiamo detto ormai da tanto, a metà di aprile, e non dipende ormai più da noi, ma dipende più da chi, dagli enti che devono omologare la tratta, ma credo che presumibilmente per la metà di aprile, un giorno indicato col Comune di Torino, consegneremo la metropolitana. Sindaco, giorno importante anche per la città di Moncalieri, siamo al confine tra Moncalieri e Torino. Un giorno storico, sì, per proprio dire la metropolitana Piazza Bengasi da sogno diventa realtà, un'occasione per i cittadini di Torino ma in particolare per i cittadini di Moncalieri. Adesso non bisogna perdere altro tempo, occorre procedere subito con il prolungamento della metropolitana in direzione Moncalieri-Nichelino. Già questa stazione cambierà comunque la mobilità per i moncalieresi, sarà un servizio importante. Un'occasione di collegamento rapido con la città di Torino, soprattutto che fa bene alla viabilità, ai tempi della mobilità, ma soprattutto all'ambiente.